Ma all'inizio stagione dichiaratamente aveva l'obiettivo della Champions League, ecco, siamo solo all'undicesima giornata, ancora presto, però a meno 8 e con 10 squadre davanti, è una sconfitta decisiva da questo punto di vista o meno? No, cioè io vedendo oggi la partita, la devo rivedere, ma vedendola oggi bene penso che invece questa partita, anche se è andata tutto storto, ti deve dare fiducia che ti puoi presentare così, giocare così, creare così tante occasioni di gol, e cercando sicuramente di evitare, cioè non sono neanche errori, che dici uno ha fatto errore su marcatura, qualcosa, cioè sono errori enormi, e speriamo anche che arbitri cominciano un po' a trattarci meglio, perché non è la prima volta. Buonasera. Le volevo chiedere se può spiegarmi i cambi, le ragioni, sì, dei cambi, come li ha concepiti. Quando è uscito Dobic, che immagino stesse male, perché ha chiesto, sì, poi di uscire, ha preferito tornare alla formula del falso 9 invece di tenere, sì, dentro un centravanti come Shomuro. Le volevo chiedere qual era l'idea, e anche il cambio di Paredes, che non giocava da un pezzo, e invece di Pisilli, c'era una ragione specifica, voleva un regista in più, cosa... Il Dobic ha spiegato te, faceva più, poi mettendo Baldanzi che è in grande forma, no? La scelta proprio tecnica, nel senso che pensavo, e infatti Baldanzi ha fatto secondo me molto bene, scelta di Paredes, e con era, cioè era morto, cotto dopo tutte le partite che ha fatto, Leo ha grande piede, grande qualità nel calciare la palla, nel muovere la palla, in questo momento ho preferito lui, no? Perché eravamo sempre là a metà campo di Verona, avere un giocatore tecnicamente dotato, molto dotato. Ciao mister, intanto bentornato. Sì, perché dovevo scegliere tra due giocatori, ho scelto Baldi. Bentornato, se non piacere vederti. Ti chiedo due cose, una più tecnica e una più emotiva. Sì. Secondo te il Verona, da un punto di vista squisitamente tecnico, è veramente una squadra destinata a soffrire fino all'ultima giornata? Poi, tu sei stato a Torino, hai fatto grandi cose, sei a Roma, non è certamente facile, a Torino i tifosi non erano mai contenti. Ti manca un po' il modo di vivere il calcio come è qua a Verona, cioè sostenere sempre la squadra comunque, purché lasci tutto sul campo? Mi fa una domanda, mi mette in difficoltà. Penso che oltre i 5 anni si sono fatti grandi lavori, sia a Verona sia a Torino, no? Due modi diversi da vedere le cose. Esperienza a Roma, bellissima, una piazza eccezionale, al di là di momento di difficoltà, ma Roma come la società, come la città, va un po' oltre il tutto. E di Verona, cioè, per me è casa mia. Cioè casa mia, quando vado a casa vado a Verona, per me è casa mia, perché cioè, a Verona tipo ho legato, cioè la mia anima è legata con la città. La squadra tecnicamente? Tecnicamente penso che Zanetti, prima cosa, è un grandissimo allenatore, lo stimo tantissimo, so come lavora, so come i ragazzi parlano di lui, penso che ha valori in mezzo campo, ha valori in attacco, dietro c'era ancora gente giusta, oggi mancava qualche giocatore molto interessante, penso che si salverà sicuramente, che crescerà anche come gioco. Ultima, buonasera mister. No, lei parlava di errori e stasera effettivamente ce ne sono stati anche di evidenti. Lei si è chiesto perché si commettono così tanti errori anche grossolani, cioè un fatto di concentrazione, la squadra non ci crede, non so, si è fatta un'idea e soprattutto se si è dato una risposta, grazie. No, penso che la squadra ha dimostrato oggi che crede come, il modo come ha interpretato la partita. Errori così grossolani come oggi, come ci sono capitate altre partite, veramente io nella carriera li ho subito poche volte, no? Dare palla così, cioè senza una ragione ovvia, no? Evidentemente bisogna analizzare questo aspetto, cioè perché succede questo blackout in un momento dentro una partita che già stai facendo molto bene, che poi riesce il ragazzo a continuare a fare molto bene, non subire errore ma continuare a giocare bene. Mi dispiace molto per lui, cioè, cercheremo di evitare, perché poi alla fine calcio è anche questo, no? Che fai errori, li paghi e altri approfittano. Cioè, analizzeremo anche questo aspetto.